altri sono andati al cinema, ma tu vuoi restare sola, poca voglia di parlare, allora scrivimi, servirà sentirti meno fragile, quando nella gente solamente indifferenza, tu non ti dimenticare mai di me. Allora, tonalità originale La maggiore. Guardiamo i primi accordi da utilizzare per suonare questo brano, che sono quindi La maggiore, Re settima maggiore, Do diesis minore settima, il Si minore settima e il Mi maggiore o Mi settima. La canzone è arpeggiata, comincia con La maggiore. Questo non è altro che un arpeggio del La. Il pollice pizzica la seconda corda, indice, medio, anulare, terza, quarta e quinta. Arpeggio classico. È seguito da questo gioco. Con l'anulare, due volte, la penultima corda al terzo tasto. Due. Ok? Ultima corda, terzo tasto con l'anulare, mentre medio e anulare della mano destra premono, pizzicano contemporaneamente quarta e quinta corda. Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi. Gli altri sono andati al cinema, ma tu vuoi restare sola, poca voglia di parlare allora. Quindi, La maggiore. Scrivimi quando il vento avrà spogliato Re settima maggiore. Gli alberi. Gli altri sono andati al... Di nuovo alla maggiore. Cinema. Andiamo su Do diesis settima minore. Ma tu vuoi restare... Re settima maggiore di nuovo. Sola. Si minore settima e poi Mi maggiore. Poca voglia di parlare allora. E ricomincia. Vi ripeto brevemente la regola dell'arpeggio. Quando arpeggiamo il La, arpeggiamo il basso con il pollice di La, quindi la seconda corda. Quando arpeggiamo il Re settima maggiore, scendiamo e quindi arpeggiamo il basso di Re, la terza corda. Di conseguenza, arpeggiando il basso alla terza corda, scendono anche indice, medio, anulare, che pizzicano quarta, quinta e sesta. Sul Do diesis minore settima, il pollice arpeggia il basso di Do diesis, che è la seconda corda, mentre gli indici, medio e anulare pizzicano terza, quarta e quinta. Sul Si minore settima la stessa cosa. Stessa cosa del Do diesis minore settima, la mano destra. E poi il Mi. Il pollice arpeggia il basso di Mi, che sarebbe la prima corda. Indice, medio e anulare, terza, quarta e quinta. Ormai, se mi seguite, dovreste avere chiare quali sono le regole base dell'arpeggio. Quindi, facciamo la seconda parte. Scrivimi. Sempre La. Servirà sentirti meno fragile. La settima maggiore.
quando nella gente troverai di nuovo la do diesis minore settima, solamente indifferenza, la settima maggiore, si minore settima, mi maggiore, tu non ti dimenticare mai di me, di nuovo la. Ok? Ripeto, scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi, gli altri sono andati al cinema, ma tu vuoi restare sola, poca voglia di parlare, allora scrivimi di nuovo là. Servirà sentirti meno fragile, la settima maggiore, quando nella gente troverai solamente indifferenza, si minore settima, tu non ti dimenticare mi mai bene, e se non avrai da dire niente di particolare. Cosa abbiamo suonato? Mi maggiore. E se non avrai fa diesis minore da dire, di nuovo mi maggiore, niente di particolare, la maggiore, ok, mi fa diesis minore, di nuovo mi e poi la. E se non avrai da dire niente di particolare, re maggiore, non ti devi preoccupare, mi maggiore, do diesis settima seguito da fa diesis minore, io saprò capire, ok, quindi re maggiore, non ti devi preoccupare, mi maggiore, do diesis settima, io saprò capire, fa diesis minore, di nuovo mi maggiore, a me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ok, la ripetiamo tutta cantata. E se non avrai da dire niente di particolare, non ti devi preoccupare, io saprò capire, a me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco, si minore settima, ci vuole poco, mi, per sentirsi più vicini, e ricomincia, scrivimi, quando il cielo sembrerà più limpido, le giornate ormai si allungano, ma tu non aspettare la sera, se qui c'è una variazione, va su fa diesis minore. Scrivimi anche quando penserai che ti sei innamorata. Allora, studiamo questa progressione di accordi. Fa diesis minore. Scrivimi. Abbiamo questo accordo particolare che abbiamo già visto altre volte, aiutatevi con la didascalia, è un fa settima diminuita. Sentite l'armonia, fa diesis minore. Scrivimi anche quando penserai. Un la con il basso di mi.
Basso di Mi significa che anziché suonare il basso di La, che è la seconda corda, suonate il basso della terza corda. Anche quando penserai. E poi fate questo accordo qua, che sarebbe un Re settima maggiore con il basso di Mi bemolle, che sarebbe l'indice, terza corda, primo tasto. Aiutatevi con la didascalia. Quindi ripeto, scrivimi Fa diesis minore, Fa settima diminuita, anche quando penserai, La con il basso di Mi, Re settima col basso di Mi bemolle. Il gioco sta tutto nel basso. Prima abbiamo fatto il basso qui di Fa, na 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 na. Mi, e poi sul Mi bemolle. Con gli accordi che ti sei innamorata, Re minore settima, Sol, e poi alza e va in Do. Parte strumentale, Fa settima maggiore, Do, Mi minore, di nuovo Fa sette più, Re minore settima e Sol. Parte il ritornello, di nuovo Sol. E se non sai come dire, se non trovi le parole. Abbiamo suonato Sol, La minore, di nuovo Sol e poi Do. E se non sai come dire, se non trovi le parole. Fa, non ti devi preoccupare, Sol, Mi settima, io saprò capire, La minore. Ripetiamo cantando. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco, Re minore settima, Sol, per sentirsi più vicini. Ripeto. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini, scrivimi, anche quando penserai che ti sei innamorata, tu scrivimi. Allora, quest'ultima parte non è altro che la trasposizione alzata di tonalità della parte che abbiamo visto prima. Quindi abbiamo La minore, l'accordo particolare diminuito, e questa volta è un Sol diesis settima diminuito. Ok? Partiamo dalla minore. Andiamo al sesto tasto. Anche quando penserai. La minore settima col basso di Sol, Re settima con il basso di Fa diesis, ok? Questa è un Re settima con il basso di Fa diesis senza suonare l'ultima corda la suoniamo a vuoto, senza premere l'ultima corda al secondo tasto. Il Re settima sarebbe questo. Noi questa qui, l'ultima corda, non la suoniamo, suoniamo soltanto queste due e premiamo il basso di Fa diesis. In ogni caso avete la didascalia. Che ti sei innamorata, Fa diesis, Fa minore,
Sol e chiude in Do. Scrivimi. Quindi rivediamo questo passaggio un po' più difficile, un po' più complesso. La minore. Scrivimi. Sol diesis settima diminuita. Anche quando penserai. La minore settima col basso di Sol. Re settima col basso di Fa diesis. Che ti sei innamorata. Fa minore. Sol. Tu scrivimi. E chiude in Do. Il tutorial è finito, spero che vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima. Ciao. Mi corre questa canzone.